Abbiamo qui Gigi Soldano. Abbiamo perso un attimo di tempo perché mi ero dimenticato un dettaglio, cioè mettere la scheda dentro, vabbè, ma Sì, è fortuna succede. che paghi i fior di milioni di Soldano che si è accorto che non ci avevi messo la scheda. Esattamente, ma noi a GP1 abbiamo la pilla, come dite voi a Bologna, quindi vabbè. A parte questo, abbiamo parlato brevissimamente con Michele Piro, il vostro collaudatore, che mi ha detto che tu domani fai il time attack, lo fai tu. Però voglio dire, se bisogna fare 56 serve qualcuno che se la sente. Sì, Quindi un vecchio pilota, il un vecchio nel 56 senso di secondo me è esperto. possibile, quando ho detto che secondo me è possibile, hanno detto allora fallo te. Ok, beh, mi sembra una buona risposta Ma questa. questa cosa del 56 comunque mi sembra la dia per scontata, perché Martina ha detto sì, 56. Pecco ha detto se ho fatto un 57,4 con serbatoio pieno, voglio dire, non è poi così difficile, quindi una ragione in più per farlo. Io credo che si può fare, io lo posso fare, a parte gli scherzi, io credo che ci No. saranno almeno 4-5 piloti in grado di farlo, che onestamente è un tempone, perché se pensi che la pole position di solo 3 mesi fa di Pecco era 57-49, io credo che andare giù oltre 6-7 decimi, già oggi ci sono 5 piloti sotto il record della pista, quindi è un qualcosa secondo me che fa capire quanto le case si siano impegnate per migliorare le 11 piloti sotto il 58, cioè non erano tanti anni fa che quando si andava sotto i 2 minuti sembrava Pochi anni fa, tra l'altro, pochi anni quindi sì, fa. io credo che ci sia stata un'accelerazione incredibile nelle performance delle moto, soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni. Matteo, se ci fai un rapido recap, dopo Sì, io ho sì, una sì, sì. cosetta interessante da domandare Ti a faccio un Davide. recap rapidissimo, perché il primo tempo è Lea Bastianini che ha fatto il time attack qui nel pomeriggio, l'ultima mezz'ora, 1,57-1,34. E tra l'altro non avesse fatto un errore nel secondo giro, secondo me il 56 lo Il vedevamo già. secondo No, giro giro. Enea era sotto un decimo e mezzo al T2, ha fatto un errorino alla 9, ha mollato anche perché era stanco, ha detto insomma, sono stanco, basta così. Comunque, Bastianini e Martin davanti a tutti, poi una KTM, quella di Brad Binder, una Aprilia, quella di Aleix Espargaró e poi comincia una sfilza di Ducati. Quinto è Bagnaia, che è l'ultimo dei piloti a essere sceso sotto il suo stesso record, peraltro. Poi sesto di Giannantonio, Alex Marquez settimo e poi un Pedro Acosta, che ormai non è più una sorpresa, che è No, direi che ottavo. Pedro sta confermando Pedro. quello che tutti sanno, che è un grandissimo pilota e ha un grandissimo Tanto lui dice futuro. che è più contento del passo che del giro secco. Perché Pedro ha fatto degli ottimi run con gomme usate, è Sì. vero? Poi Nono Bezzecchi che è caduto proprio sul finale quando si stava migliorando. Decimo Joan Mir che è la prima dell'onda e chiude la top 10. Quartararo con la Yamaha che a sorpresa aveva la La velocità di punta. velocità Lui ha era di detto punta, sì, lì il accidenti. punto di staccata. C'è la fotocellula è molto vicino al punto di staccata, quindi Oh, magari un po' mi ha aiutato. è sicuro che Fabio è un grande staccatore, però non credo Però che chi è nelle prime 5 posizioni freni tanto prima. no, ha detto anche lui che il motore va. Comunque Fabio 11° davanti a Zarco, poi Alex Rins, Marc Marquez 14° e ultimo sotto il 59. Poi abbiamo Jack Miller, Takanakagami. 16°, Luca Marini 17°, non ha fatto time attack, però ha fatto una mezza simulazione di gara, come del resto anche Marc Marquez. 18° Vignales, 19° Oliveira, 20° dei piloti Augusto Fernandez che ha ammesso di non starci capendo molto e aver fatto tutto sbagliato. E poi i tre collaudatori, Karl Kracol, Lorenzo Savadori che sostituisce Raul Fernandez infortunato e Michele Pirro E qui direi che la battaglia dei collaudatori che Dove l'ha noi vorremmo persa è proprio Piero miseria. Malamente. Infatti il Teams quando è passato per cambiarsi No, dal box no. è giù È parole perché giusto. Michele No, ha, la su, Michele ha, ha proprio. sempre Però la lui l'ha sua fatto garetta da apposta perché vincere. voleva che una Ducati aprisse la classifica e non la chiudesse. Lui l'ha fatto Questo apposta. Vedi, lui l'ha fatto mi sembra apposta. una buona spiegazione. Vedi, Bravo poi. Michele, grazie. Bravo Michele. Poi lui mi ha perculato, come dite voi giovani, prima, 10 minuti fa, perché ha detto che io non stacco ma rallento. E io gli ho detto non mi pagano. Quindi adesso dopo vado su e
e insisto. No, perché lui lo pagano, è giustamente, giustamente, giustamente. Comunque no, Michele, tra l'altro no. Devo dire che come esposizione mediatica ce n'ha più di Pecco Bagnaia ed è anche meglio organizzato perché sui social, perché arriva di tutto. È veramente incredibile. Senti Davide, che cosa ti sta sorprendendo, se c'è qualcosa che ti sta sorprendendo di questa seconda giornata di test? Mi sta sorprendendo che non abbiamo le sfortune degli anni passati nel test di Sepang, cioè direi che le cose stanno andando bene, quindi non vedo nessuna sorpresa particolare, posto il fatto che Pedro Acosta non è una sorpresa perché tutti ce lo aspettavamo. È chiaro che un rookie col passo e nella posizione di Pedro potrebbe essere la sorpresa di questi test, ma ripeto, ormai tutti nel paddock lo conosciamo, quindi siamo tutti certi del suo futuro, come dicevo prima. Ma KTM dici che si è avvicinata a Ducati, perché non solo con Pedro, anche con Binder abbiamo visto tante novità anche loro. Ho visto anche tanta gente, tanti pezzi nuovi, sì, io credo che KTM stia investendo pesantemente, stia sicuramente cercando di raggiungere Ducati in maniera aggressiva, quindi stanno investendo molto, secondo me, ovviamente non lo so, in Galleria del Vento da quello che si è potuto vedere, piuttosto che anche in come dire setting del team, stanno cercando persone nuove che possono dare informazioni diverse, stanno cercando analisti, si stanno strutturando nel modo giusto, secondo me hanno fatto dei passi giusti negli ultimi due anni, quindi io credo che miglioreranno ancora. Senti, i nostri direttori dicono che io tifo per Marquez, ma in realtà no, è solamente che è un pilota comunque straordinario, ha vinto 8 mondiali, qua non sta andando fortissimo. Lui ha detto che non è assolutamente sorpreso, che è rimasto invece sorpreso da quello che aveva fatto nel test di Valencia, e che diciamo la guida della Ducati è completamente l'opposto di quella della Honda. E peraltro prima ha scambiato due chiacchiere con Pecco e Pecco gli ha detto proprio quello, cioè guida ancora e fa, l'ho visto in pista e guida come si guida la Honda. Ce lo ha detto anche a noi Pecco, ma sapendo chi è Marc Marquez non ho dubbi che arriverà. Già domani cioè, è un altro giorno di test, per cui io mi aspetto che domani sia 14esimo, sì, sia in una posizione sicuramente migliore. Però voglio dire, Mark è una persona molto quadrata che ha già preordinato il suo lavoro su questa moto per arrivare nel miglior modo alla prima gara, per cui voglio dire aspettiamo di arrivare a Doha e vediamo la classifica, e Mark non sarà 14esimo. Avete ritrovato Enea? È solo una giornata di test, quindi il primo tempo vale quello che vale, test, però rispetto allo scorso anno mi sembra che abbia un altro umore. Alla fine vale, io credo che Enea abbia ritrovato quella fiducia che aveva perso dopo tutti gli infortuni. La velocità l'aveva persa nella testa, non nel polso, quindi io credo che Enea abbia lavorato particolarmente bene e sia molto motivato, per cui ci aspettiamo sicuramente che sia domani nei test, ma fin dalla prima gara sia fra quelli che si giocano il podio. Anche Pecco comunque, rispetto, io mi ricordo il secondo giorno dello scorso anno di test, era preoccupato a dir poco. Oggi mi sembra molto più tranquillo e molto più calmo. Assolutamente, assolutamente sì. Io credo che Pecco sia ulteriormente cresciuto dopo lo scorso anno. È chiaro che certi episodi della scorsa stagione lo hanno pesantemente limitato. Però io credo che ne sia uscito e sia ulteriormente maturato, quindi il come parla con gli ingegneri, la tranquillità che ha nel gestire le prove, guardare altri piloti, i suoi concorrenti che vanno più forte, ma non essere toccato, perché lo vedi negli occhi che non strabuzza quando qualcuno fa un certo tempo, vuol dire che lui ha la consapevolezza di quello che può fare, di quello che sa fare e che lo farà. Senti, se puoi dircelo, le impressioni di Gigi, no? Perché tra l'altro a Madonna di Campiglio aveva detto che ci sarebbero stati grossi cambiamenti dal punto di vista aerodinamico, ci sono,
non le ha fatte solo la Ducati, perché secondo me in questo momento quella che sta sperimentando di più è l'Aprilia. Anche la KTM, come dicevo prima, secondo me. Poi l'Aprilia secondo me sta sperimentando, perché abbiamo visto cose molto particolari, però vedo molta concretezza in KTM. Senti, Yamaha sono tutti molto contenti di Bartolini. Che non è il corriere, non è il corriere Bartolini. Max, fa anche piacere, non mi stupisco. Non mi stupisco, Max è sicuramente una persona che ha grandi capacità a 360 gradi, che vuol dire tecniche, umane, e sul tecnico sa di tutto. Sa di telaio, sa di motore, sa di elettronica, sa di gomme, quindi è chiaro che la Yamaha non ha fatto 13, ha fatto 14. Senti, parliamo un attimo di Franco Morbidelli, che si trova in una delle peggiori situazioni, cioè cambiare moto e averla provata un giorno a Valencia, e probabilmente la seconda volta che la proverà sarà nelle prove libere del Qatar. Cioè... Molto dispiaciuto per Franco, sono stato con lui ai test di Portimão con la Panigale V4, era molto felice, l'avevo sentito sereno, contento di, malgrado non sia andato fortissimo, ma contento di quel primo giorno a Valencia di test con la Ducati, per cui lo vedevo bene, qui in Malesia. Purtroppo bisogna dare retta ai medici, è giusto che, se gli hanno detto che deve aspettare almeno una trentina, 25-30 giorni prima di risalire in moto e fare certe cose, è giusto farlo. Siamo dispiaciuti, ma io credo e spero che tornerà più forte di prima e che ci metterà magari un po' ad adattarsi alla moto, ma non sarà la prima gara, ma io credo che Franco sarà di nuovo fra i protagonisti molto presto. Senti, ti faccio un'ultima domanda, così poi ti lascio cenare. Anzi, te ne faccio una e mezza. Tu sei arrivato secondo nel mondiale nella Superbike. C'era Attila, gli Unni e i Romani. Era sulle bighe, no? Le bighe avevano... cioè, scendavamo dalle Alpi. Insomma, voglio dire... No, perché la domanda era questa. Io voglio vedere la sfida fra te e Maio Meregalli. Cioè, ma lui era un ragazzino quando... No, ma dice le tue stesse cose, quando glielo chiedi, che ha provato a girare, poi fa brutta figura. Allora... Guarda, il problema vero è che, malgrado la mia età, se io salgo in moto mi ricordo perfettamente cosa bisogna fare, dove bisogna staccare, è che se lo fai... Vabbè, ma sai, questo tipo di situazioni per la Ducati potrebbe essere anche favorevole, perché qui c'è Maurizio Grassini. Quarto uomo, esatto, cioè Grassini puoi entrare il quarto uomo, Mao, che chiaramente potrebbe fare un ulteriore avanzamento di carriera, giusto? No, allora io sono qui col mio manager, perché quando ci siete voi io sono un po' tirato. Io ho voluto assolutamente Mao. Non ha legale, ma il testimone. Non ha il legale, ma il testimone. Io mi preoccupo di GP1, perché le domande sono qua, e quindi ho detto: io voglio il mio legale che mi. Va bene. Allora, innanzitutto, in bocca al lupo alla Ducati per quest'anno, ovviamente. In bocca al lupo a Grassilli, che non ci sfuggirà ancora, che non ci sfuggirà ancora per molto, che non ci sfuggirà, che tra l'altro ho notato ieri c'ha un occhio clinico pazzesco, perché stavo vedendo lì che c'era tutta una faccia preoccupata, no, guardando la moto di Pecco, no, e io dico, c'era un adesivo che c'era l'adesivo dell'uno che si vedeva male, capito? E allora marketing. Ho capito che quest'anno saranno amari sotto quel punto di ma vista. Secondo te non mi arrivavano le telefonate da tempo? Sai, okay. C'è Paolo, che da casa si vedeva molto bene quando qualcosa non funzionava. Qua ci metto un po' di più, qua ci arrivo anche qua. Ci arrivo un pochino prima forse. Va bene, grazie ragazzi. Grazie. A presto. Grazie a voi, ciao. Grazie.